Pace, grazie, buongiorno a tutti. Stamattina, leggendo la Bibbia, ho visto nel Vangelo di Giovanni, capitolo 18, versetto 10, ho visto una cosa interessante. Gesù è appena uscito dal Getsemane e la Bibbia ci dice che ha appena attraversato un ruscello che si chiama Chedron. E dall'altra parte lo vengono a cercare le guardie del Tempio, e i soldati, eccetera, eccetera, guidati da Giuda. E la Bibbia ci dice che dopo Gesù, dopo aver detto chi cercate, e dopo aver detto sono io, e loro cadono per terra, e Gesù ripete un'altra volta sono io, tutto un tratto lo prendono. Lo catturano e Pietro tira fuori la spada, ed è interessante vedere che di nuovo la rivalità che c'era fra Giovanni e Pietro, perché è soltanto nel Vangelo di Giovanni che la persona che taglia l'orecchio del sommo sacerdote Malco viene identificata come Pietro. Tutti gli altri Vangeli parlano di uno, invece Giovanni dice no, era Simon Pietro. Ma quello che volevo dirvi è questo, che Simon Pietro tira fuori la spada e praticamente nella Bibbia inglese la parola è taglia l'orecchio, recinde, taglia l'orecchio del sommo sacerdote con la spada. Ok, voglio che voi vi ricordate un attimino, con la spada, che la spada è rappresentativa della parola di Dio, con la spada taglia l'orecchio del servo del sommo sacerdote. Poi sappiamo che Gesù prende l'orecchio, lo riattacca, fa il miracolo, eccetera, eccetera, perché non siamo qui per portare morte, ma siamo qui per portare vita. La stessa cosa, girata in un altro modo, ma negli Atti 2, nel secondo capitolo degli Atti, mi sembra nel versetto 34, Pietro sta predicando agli ebrei e a Gerusalemme. E la Bibbia dice, di nuovo nella versione inglese, dice che loro vengono tagliati nel cuore. Quindi da una parte abbiamo Pietro che taglia con la spada, taglia l'orecchio, e dall'altra predica che cosa? Predica la grazia di Dio, predica il Vangelo, predica il fatto che Gesù è venuto ed ha dato la sua vita in cambio per la loro. Quindi sta portando la buona novella. E Pietro, la Bibbia dice che lui vengono tagliati nel cuore, un'espressione tipicamente inglese, quando sei convinto, quando qualcosa dentro di te ti fa sentire che hai bisogno di cambiamento, che hai bisogno di pentimento, di ravvedimento, dice vengono tagliati nel cuore. Quindi da una parte Pietro taglia l'orecchio e dall'altra loro vengono tagliati nel cuore, e in tutte e due le occasioni viene usata la spada. In Giovanni viene usata la spada reale, effettiva, materiale, mentre invece negli Atti viene usata la spada della bocca, la parola di Dio. Quindi guardate cosa mi è venuto in mente. Mi è venuto in mente che la religione taglia l'orecchio. Taglia l'orecchio e Gesù lo deve riattaccare, perché la religione non ti serve niente. Pietro usa la spada e taglia l'orecchio. Quante volte che noi usiamo dei versetti biblici per condannare le persone? Quante volte che usiamo dei passaggi particolari che noi vogliamo per giudicare, per condannare, per tagliare? Invece Pietro, dall'altra parte, nel libro degli Atti, nel capitolo degli Atti, cosa fa? Taglia il cuore, e questi si pentono. Ecco perché la religione ti taglia l'orecchio, la grazia ti taglia il cuore. Da una parte non serve a niente, hai bisogno dell'intervento di Gesù per fare un miracolo. Dall'altra parte la grazia ti fa pentire, ti fa ravvedere. E perché dico questo? Perché contrariamente a quello che dicono i denigratori della grazia, che purtroppo, che Dio li benedica,
non hanno capito il concetto della grazia, e io sono d'accordo con loro, loro dicono no, ma allora tu puoi peccare, puoi fare quello che vuoi. No, non lo puoi fare, ma quello mi sembra semplice, quello non ci vuole uno scienziato per capire che se pecchi sei uno scemo, non hai capito niente del Vangelo, della buona novella, della relazione che devi avere con Dio, eccetera. Quello, però i denigratori della grazia cosa dicono? Dicono no, perché tu per essere convinto, per farti pentire, per farti cambiare, devi ascoltare la condanna della parola di Dio, devi ascoltare il fatto che se non fai quello che Dio ti dice di fare vai all'inferno, che se non eccetera eccetera. E io invece purtroppo no, io invece credo di no. Perché quando tu applichi la legge, quando tu applichi il versetto biblico, la scrittura, eccetera, religiosamente condannando, giudicando e scaturendo uno spirito di paura perché vado all'inferno, Dio, eccetera, eccetera, non fai altro che tagliare l'orecchio, ma non serve a niente, non è cambiato niente. Hai bisogno di Gesù che viene e lo rimette a posto l'orecchio, perché almeno vediamo se riusciamo a aggiustarti per la prossima volta. Io chiamo la religione il vaccino del cristianesimo. Il vaccino cos'è? Il vaccino è quella cosa che ti mette nel corpo appena appena un pochino della malattia, così che il corpo crea degli anticorpi che quando arriva la malattia vera non la prendi. E la religione cos'è? Quella cosa che ti fa sentire più o meno a posto con te stesso, che quando arriva il Vangelo e tu dici no, io sono a posto, non ho bisogno di niente. Mentre la spada taglia l'orecchio, la spada nel libro degli Atti, dopo che Pietro ha capito quello che è successo sulla croce e che predica effettivamente il Vangelo, taglia il cuore. Ed ecco, l'unica cosa che ti può far pentire, l'unica cosa che ti può tagliare il cuore, che ti può far sentire che hai sbagliato, che stai peccando, che devi cambiare, è la grazia di Dio, non è la religione. La religione ti taglia l'orecchio e non serve a niente, è la grazia che ti taglia il cuore e ti fa cambiare. Che Dio vi benedica.